squadra che non so da quante partite non perdeva. Chiaro, siamo stati anche agevolati dall'espulsione, però la squadra è stata molto brava ad approfittare della superiorità numerica, perché oggi è entrata in campo con la mentalità giusta a giocare palla a terra, a interpretare bene il fraseggio e veramente una cosa una grande partita. Senti, oggi la squadra ha avuto anche il cinismo di battere una grande, perché sul 2-1 quando becchi il gol, stai vincendo 2-0, becchi il loro gol, lo stadio che esplode. Il Parma in altre occasioni ha rischiato un po', anche soprattutto psicologicamente, invece oggi ha colpito subito, è ritornato. Ha reagito, ha portato in avanti per cercare di rimettere a posto le cose, ha avuto la fortuna e l'abilità di Crespo a procurarsi un calcio di rigore tra l'altro. Sono contento perché la squadra comincia a essere consapevole dei propri mezzi, i giocatori, quelli che aspettavamo da un po' di tempo, stanno crescendo di partita in partita e ripeto, possiamo solamente migliorare con l'unità giusta a partire da domenica, perché se pensiamo di aver risolto i problemi con questa vittoria e ci adagiamo un po', si rischia di andare incontro a brutte figure. Invece dobbiamo mantenere alta l'attenzione e l'unità deve essere la nostra forza. Senti, oggi hanno fatto gol Giovinco, doppietta, Crespo sul rigone e Palladino alla fine, tre attaccanti. Si comincia, diciamo, a sviluppare meglio la manovra offensiva, perché noi lavoriamo bene per uscire da dietro e smarcare, diciamo così, far trovare sempre smarcato il metodista, per cercare di aprire il fronte e cambiare il gioco in maniera veloce, per cercare di allargare le difese avversarie. Chiaro che se lo facciamo con una certa continuità le opportunità crescono e quando i ragazzi stanno bene sanno anche approfittare. Ci giocavano un aiuto più forte? Io mi aspettavo un Parma determinato e così è stato, probabilmente la Juve ha pagato l'espulsione, così come il Parma è stato bravo a approfittare. Nel primo tempo non so se sicuramente gliel'avrà detto il suo direttore generale Leonardi, che ha avuto questo lungo colloquio con Del Neri, è stato informato di cosa sono detti, è andato in difesa vostra, forse perché Del Neri stava parlando con l'arbitro. No, non lo so, neanche quando lo so non è che lo vengo a raccontare a voi. No, però mancava solo lei in quel battibecco. Non ho visto niente, guarda. No, so. Senti, invece, no. A proposito dei giocatori che stanno crescendo, piano piano si riferiva a Giovinco, alla prova che ha fatto? Sì, anche Giovinco, Candreva, Crespo stesso è in crescendo, ha fatto un po' lì da questa parte, sta bene dal punto di vista fisico, sta bene con la voglia di un ragazzino, Zemaim, da 6-7 partite, ha cominciato ad avere una certa continuità, e per dire col Bologna che non ha giocato è stata pesante come assenza, al di là di chi era sostituito, ha fatto bene, però non ha messo il ruolo, un Matrone che ha fatto una gran partita, per dire, però ripeto, adesso nel Parma c'è anche una buona competizione e questa competizione fa sì che negli allenamenti c'è più intensità e nessuno vuole, chi gioca non vuole uscire e chi sta fuori vuole entrare, insomma. Ecco. Comincia il mio lavoro. No, senti Pasquale, l'ultima cosa, è iniziato tra virgolette il vecchio Parma, ha finito quello con l'inserimento di due pedine che potrebbero essere importanti, Palladino e Calvo. Sì, se li abbiamo presi perché siamo convinti delle loro qualità, siamo convinti che ci possono essere utili, quindi ripeto, anche Modesto, sincerità, ci sarà tutto il tempo per non finire neanche il giorno d'andata, sicuramente abbiamo bisogno di tutto questo anno. È rimasto contento quando ha visto che Del Neri ha tolto Del Piero? E non a Mauri? No, non so, io non guardo quello che fanno gli altri, devo pensare a non sbagliare, no, a fare le scelte giuste. È rimasto sorpreso allora, diciamo così? Oppure no, ha cercato di equilibrare, perché nel momento in cui sono rimasti in inferiorità numerica si è schierato insomma col 4-4-1. Ed è vero, non è un attaccante quindi esterno, quindi è una scelta logica secondo lei? È una scelta tattica certamente, perché era iniziata da poco la partita, secondo me è una scelta tattica e comunque credo che la Juve, a parte oggi che ha avuto la sfortuna di subire un'espulsione, credo che è una squadra ben organizzata dal punto di vista tattico, credo sia una delle migliori, la mano dell'allenatore si vede, quindi sta facendo bene. Lei le ha affrontate tutte le grandi, ha avuto col Milan se non sbaglio fece colpirlo, quindi un episodio, con l'Inter fu una partita un po' rocambolesca,
qui avete vinto, quindi è l'unica delle grandi che avete battuto, perché ha qualcosa in meno o sempre questa espulsione, cioè comunque partita... Non si possa fare un paragone, perché per esempio col Milan noi l'abbiamo affrontata in un momento che la squadra si doveva un po' assemblare, quindi non eravamo quelli di adesso, per cui sono stati in quella partita abbastanza superiore a noi. Con l'Inter invece è stata una partita strana, che secondo me il Parma non meritava di perdere. Io credo che siano tre squadre equilibrate e che se la giocheranno fino alla fine. Ok, grazie.